Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV per proseguire con l'analisi dei mercati. Oggi l'apertura dell'Europa è positiva, in realtà gli indici principali stanno un po' diminuendo gli acquisti, ma insomma comunque il segnale è ancora verde. Ci chiediamo se insomma in qualche modo questo dato sull'inflazione americana contribuirà a dare un po' di spinta ai mercati in questa prima parte dell'anno, anche se poi il driver principale è la Fed con le mosse nella prossima riunione. Insomma, partiamo da qui perché è la notizia di cui si sta parlando nelle ultime ore, proprio perché il dato sull'inflazione americana è uscito ieri, ricordiamo 6,5% in decelerazione ulteriore rispetto al mese precedente. Jean Ergas, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto in studio, salutiamo Jean Ergas che ci dà peraltro sempre una mano a capire di più della Grazie. Federal Reserve quando Jerome Powell comunica le decisioni ai giornalisti e non solo. Partiamo da qui perché direi che da qui poi si potrà capire anche l'andamento del mercato Ciao. e di quello che sarà il sentiment degli investitori alla luce delle mosse della Banca Centrale Americana, che insieme alle altre banche centrali costituisce ancora un po' il driver assoluto, no, per i mercati nel 2023. Sei d'accordo? E cosa Sì. ti aspetti quindi dopo il dato sull'inflazione? Intanto ti chiedo anche se ti aspettavi effettivamente questa sfiammata ulteriore dell'inflazione. Ma io non credo sia stata questa grossa sfamata, francamente. Io sarei un po' Ti aspettavi contestato. di più, quindi? No, nel senso che bisogna ben analizzare questi dati, ossia cosa è Sì. successo, che sul headline, che include anche l'energia e i prodotti alimentari, ossia siamo avuto un leggero declino causato dalla caduta di questi prezzi energetici in gran parte. Ossia, questo è chiaro, dunque questo impatta immediatamente. Ma bisogna andare a guardare il core che è quello più essenziale anche, perché lì vediamo proprio questa inflazione che è appiccicosa, che è collosa, che va avanti dal più 0,3%, ossia l'inflazione persiste, la guerra continua e noi vediamo una Federal Reserve che si può anche dire, per esempio, come Harker e anche altri, hanno detto ma andiamo su 0,25, però ricordiamoci una cosa estremamente importante, i tassi continuano ad aumentare, il costo del denaro continua ad aumentare, questo è estremamente importante, in più c'è anche un widening, secondo noi c'è un riassestamento, la fluttuazione dei tassi di interesse, punto minimo, punto massimo, non stiamo tornando ai tassi zero, dunque si apre un altro paradigma nel contesto economico, diciamo non solo statunitense, ma anche globale, perché come ho detto giustamente c'è la Federal Reserve, noi la Federal Reserve la vediamo come la nave ammiraglia, o se no come meridiano di Greenwich della politica monetaria internazionale, nonché della direzione, diciamo, proprio a livello proprio stanza dei bottoni dell'economia globale. E Assolutamente. questi a questo punto aumentano i tassi. Non c'è nessuno che abbia detto di questi tre della Federal Reserve che hanno parlato proprio recentemente, che vedono guardate, non aumentiamo più i tassi, la battaglia dell'inflazione è stata vinta. Dunque noi vediamo inflazione che persiste a livello core ed è per questo che non c'è stato il boom in borsa ieri. Molto Vero, importante, vero. perché se no un'azione molto molto moderata. Prima le azioni dell'S&P 500 è sceso. Perché è sceso? Perché la gente ha detto sì, ci picchia, sai che ti dico? Questa è una sticky inflation, questa è un'inflation dal punto di vista dei servizi, questo è chiaramente ancora una spinta dal punto di vista salariale, questa è ancora, diciamo, una domanda differita che si sta facendo sentire con un eccesso di liquidità nel sistema americano, perché l'inflazione americana è USA su USA, questo è estremamente importante da capirsi, non Certo. è un'inflazione importata, la parte importata va scemando perché c'è chiaramente meno difficoltà con le catene di rifornimento, dunque lì si stanno sbloccando, fummo tra i primi a dirlo a più di un anno fa, ma quello che noi stiamo vedendo qui veramente è proprio questo risvegliarsi e riassestamento di tutto il mercato del lavoro statunitense con un maggiore potere contrattuale da parte dei ceti Ecco, meno infatti ti abbienti. chiedo prima una cosa su questo ultimo aspetto che ci hai riportato, poi torniamo un Prego. istante sul rialzo dei tassi della Fed. Tu vivi negli Stati Uniti, qual Sì. è il sentiment reale? Perché poi sai, arrivano notizie, noi le commentiamo sempre ed è ovvio che guardando i dati macroeconomici si vede come la fotografia economica dell'America regga, cioè dia come... Esatto, però insomma poi un altro conto è sentire qual è il sentiment reale rispetto a ciò che si respira davvero, no? Al di là dei dati macroeconomici che possono essere anche un po' statici, ecco, mettiamola così. Cosa si dice in Ma America? Cioè, giustamente si vede io questa luce che finalmente potrebbe cioè arrivare in fondo al no, tunnel, ok? quello che vedono è effettivamente questo. Uno, c'è un mercato del lavoro che è estremamente forte.
Ossia, sì, con cosa benissimo. Deve contendere effettivamente la Federal Reserve? Una situazione abbastanza complessa, perché da un lato c'è questo mercato del lavoro che rimane estremamente tight e dunque spinge all'insù anche, diciamo, il costo del lavoro, che sicuramente non sta scendendo, dunque diventa un pesante, un peso anche per le imprese, e d'altronde c'è un fattore inflazione. Effettivamente dobbiamo combattere questi due, questa è una situazione estremamente complessa a questo punto. Dunque cosa deve fare? Non può creare lui, chiaramente, Powell, posti di lavoro, né? Può, no, dire, certo, ordinare le persone precettati al lavoro, presentatevi domani, mancano 2 milioni di persone alla forza lavoro statunitense o così via. No, però può tentare di arginare questo eccesso di liquidità, ossia dal punto di vista dei tassi di interesse che salgono. Qual è il problema? Perché i tassi di interesse non stanno avendo questo impatto, per esempio, sull'investimento in via capitale? Molto semplice, perché le imprese sono piene di soldi, il consumatore americano ha soldi. Il consumo americano non è in riserva. Allora, ci sono quelli che dicono, guarda, non ci sarà, andrà scemando gradualmente. Cioè, sta vivendo un po' di rendita, ci stai dicendo, sì, no? E di rendita del grasso che cola. Questi hanno un sacco di soldi. Le imprese sono piene di soldi, questo è estremamente importante. Le insolvenze a livello bancario su carte di credito, siamo a livelli pre-pandemici. Dunque c'è questo stress che non c'è, c'è un mercato lavoro molto forte, 1,7 posti per ogni disoccupato, pressioni salariali che continueranno e chiaramente, diciamoci la verità, ossia questa grande politica della Fed, un mercato del lavoro che loro vedono come locus, il punto origine dell'inflazione, non ha funzionato, perché i jobless claims, i sussidi, prima richiesta, disoccupazione, adesso sono inferiori a quelli che furono quando i tassi erano zero. Ecco, allora a questo punto avevo già questa domanda, diciamo, in cantiere, ma ancora di più te la voglio fare per quello che, prego, mi hai detto. Fotografia economica ottima a questo, ma punto. Io direi fotografia che regge. Che regge, però che insomma regge. Anche il sentiment, no? Perché il poi, sentiment ripeto, non è completamente negativo. Perfetto. Torniamo a quello che potrebbe fare la Fed nella, sì, prossima riunione, ma non solo nella prossima, anche nei prossimi mesi ovviamente. Si è parlato di questo rialzo di 25 punti percentuali che almeno allo stato dell'arte potrebbe sembrare l'esito più probabile della riunione, sì, del prossimo 1 febbraio, lo ricordiamo, però io, questa è una mia riflessione, probabilmente non solo mia, noi diciamo, vabbè, siamo al 6,5%, dobbiamo tornare al 2%, esatto. C'è questa 5,7 su corso. Esatto, c'è questa colpa che si attribuisce alle banche centrali, non solo alla Fed, di essere intervenuta in ritardo. Mi chiedo, da una parte appunto l'inflazione è calata, però visto che l'economia regge, come abbiamo detto, appunto, non sarebbe un errore se la Fed allentasse la sua politica monetaria proprio in questo momento? Perché poi bisogna cercare di tornare ai livelli del 2% nel minor tempo possibile. Il timing è tutto, no, nei mercati, quindi comunque, sì, insomma, non si può più temporeggiare a proposito di tempo. E non so come valuteresti tu un rialzo solo tra virgolette del 25%, dello 0,25% nella prossima riunione. Allora io credo che qui si parlando di tattica e non di strategia, innanzitutto. Se 0,25% non vuol dire che non aumenteranno ulteriormente i tassi. Tactics, not strategy. Molto, ok, semplice. Certo. Questo è molto importante. Assolutamente. Perché loro, nessuno di loro si è ricreduto, ha detto non arriveremo sopra il 5%. Certo, è vero. Questo è estremamente importante. Per noi il 5%, dunque, come ci arrivano è un discorso, dove vogliono arrivare. Appunto, per quello parlavo di timing anche. Allora, no? Non io solo credo, di numeri. Sì, io credo che effettivamente loro probabilmente faranno 0,25 questa volta, ne faranno ancora 0,25 e poi forse faranno una piccola pausa. Il vero discorso è che quindi 0,25 e poi potenzialmente, aspetteranno a rialzarli nuovamente. Potenzialmente una pausa e vedere i dati come arrivano. Okay, effettivamente, certo. Questo è estremamente importante, perché diciamo che l'andamento dell'inflazione non è lineare. Io posso anche pagato passato il picco, non vuol dire che non risalga. Solo che non risale a livello di prima. Quindi il picco comunque adesso l'abbiamo penso passato. Penso il peak probabilmente, però quello che trovo interessante è che questo core rimane estremamente duro. Vero. Ossia, che e poi tu, ci sono anche, certo, quelli che dicono, ah sì, però il core, guarda, bisogna togliere per esempio gli affitti, il rental, il settore immobiliare. Eh sì, però i dati sono quelli che sono. Noi non sappiamo esattamente come andranno a scemare questi affitti o questi dati o questi prezzi, diciamo, imputer assegnati al settore immobiliare, che così non lo sappiamo. Dell'indice, però io devo guardare i dati che ho. Allora io penso che loro continuano sulla loro strada, non si sono ricreduti sul loro target, che è la cosa più importante, non hanno detto faremo trattabili 3,5%, dicono ci vuole un'inflazione bassa per sostenere un mercato del lavoro stabile, giusto? Questo è estremamente importante, certo, secondo certamente. Loro è la stabilità economica. Dunque vediamo la Federal Reserve che, diciamo, da un lato effettivamente dice
al doppio mandato, questo è molto importante negli Stati Uniti, il duplice mandato, non il singolo mandato della BCE che viene a dare i prezzi, questo è molto importante ricordarselo. Allora loro hanno un duplice mandato, dicono un lato, dicono ciò, l'occupazione, per quel problema lì è più che risolto, è il problema al contrario, ossia c'è troppa poca disoccupazione, d'altronde però c'è questa questione dell'inflazione, dunque io mi concentro sull'inflazione, io ho un'inflazione che io ritengo sia della natura di quello che chiamano demand pull, eccesso di domanda e non prezzi più alti, costo all'importazione lievitano tutti i prezzi, cosa posso fare? Io posso aumentare i tassi. Il problema diventa quando poi chiaramente c'è eccesso di liquidità in circolazione e le imprese non hanno bisogno di finanziarsi perché fanno investimenti via capitale col cash. Allora io credo Fed aumenta, Fed non ritorna sui suoi principi del 2%, Fed rompe quello che noi chiamiamo Mach 3, Mach 1 era il 3, Mach 2 era il 4, questi fanno a Mach 3 che è il 5%, fronte un po' sopra, si fermano lì, guardano un attimo l'andamento, okay. Secondo me ci sono le sorprese. Insomma, al netto di pause, però continueranno il loro programma, non faranno marcia indietro rispetto a quello che hanno comunicato. E quello è molto importante, questo 25 punti base, qui io leggo il giornale, avevo un post con i miei amici anche, ma quel che c'è la monetary easing, cominciano così a rallentare un attimo questa pressione, ma 25 punti base è un normale rialzo da ciclo rialzista dei tassi. Assolutamente, assolutamente. No, ma infatti poi dopo ci sono varie ovviamente posizioni rispetto a quello che dovrebbe fare la Fed come sempre, però insomma, finché il mercato sale, diciamo, la fotografia regge, cioè si pensa che la Fed prosegua, quello che dici tu, insomma, poi magari con un timing diverso rispetto a un momento in cui l'inflazione era più bollente, insomma, questo è chiaro. Cosa diversa, altro titolo, riguarda la BCE, chiaro. Situazione economica, ma anche inflazionistica, è ancora ben differente tra l'Europa e l'America, insomma, la Lagarde è stata chiara, ha detto, insomma, non si cambia, ancora tassi in su. L'Europa deve fare i conti con più questioni che anche l'America deve considerare, no? In primis la guerra ancora tra la Russia e l'Ucraina, ma insomma tutta la crisi energetica che rischia davvero di causare un cortocircuito insieme all'azione della BCE aggressiva con un rialzo dei tassi ancora particolarmente incisivo. Ecco, tu su questo cosa ti aspetti invece dall'Europa? Ma innanzitutto penso che la cosa più importante è che ormai si dica che l'Europa può evitare la recessione. Può evitare la recessione. No, sono delle voci, alcuni dicono. In America ovviamente non possiamo parlare di recessione, giusto? Non te lo chiedo. No, io volevo sapere che in America ci può essere una recessione lieve, però la recessione in America è estremamente semplice. Okay. Ossia, nel senso che cos'è una recessione? Quando io il mio vicino perde il suo lavoro, con la depressione quando io perdo il mio. Finora gli americani il lavoro ce l'hanno e dunque per mettere la metrica è l'occupazione che c'è. Assolutamente, certo. Finché si lavora, finché si lavora, cosa me ne importa del GDP. Questi non conoscono la differenza tra il GDP e lo so yogi, però sanno quando è un po' come la situazione individuale di tutti noi, finché abbiamo un lavoro, finché la situazione va avanti, insomma tutto sommato non ci preoccupiamo, no? Allora io penso, situazione Europa, estremamente semplice, ossia pressione energetica va un attimo scemando, stiamo vedendo i TTIP, che siamo a livelli molto più bassi. Abbiamo fatto un strike price sul cap, mi ricordo, sul TTF che era 180, siamo molto sotto. Governi continuano a pompare soldi. Okay. Dal punto di vista energetico siamo in un periodo così di grazia ricevuta, nel senso che i prezzi sono scesi e ha fatto anche caldo. Il clima sicuramente ha aiutato un po', c'è l'LNG che sta arrivando, alcuni governi che stanno pompando soldi per dare sovvenzioni. Allora, io cosa mi aspetto dalla BCE? Mi aspetto dalla BCE che la BCE continui ad alzare i tassi e vedo anche un grosso cambiamento in Europa. Prima si parlava dell'inflazione europea come inflazione importata, cost push, i costi che spingono, nei due punti c'è la domanda che tira e c'è i costi che spingono, questi sono i costi che spingono, invece adesso stiamo arrivando proprio al fatto che questa diventa un'inflazione non solo volatilità sui prezzi energetici, ma diventa un'inflazione insita nel sistema tramite il settore dei servizi. Questo è estremamente importante e cominciano anche le rivendicazioni salariali e una volta aumentati i prezzi da parte dei fornitori di certi servizi o beni non tornano giù. Non c'è flessibilità, costi sono appiccicosi, inflazione permane,
BCE, l'ho detto anche Lane, dobbiamo scindere l'aspetto energetico dall'inflazione, questi vanno avanti i tassi, io prevedo possono anche arrivare al 4%. Sì, appunto, stavo dicendo il timore è quello, il timore, sì, perché ovviamente poi l'economia, insomma, in questo contesto verrebbe, come dire, no, magari non crolla, secondo me. No, esatto, non abbattuta, c'è il rischio che venga penalizzata ulteriormente. Ma quindi anche per l'Europa possiamo un po' accantonare il tema della recessione? Ma io direi che effettivamente loro fanno queste stime sulla recessione in aggregato, no? Tutti i paesi dell'Eurozona, però ci sono grosse differenze tra un paese dell'Eurozona e l'altro, hai punto di partenza molto diverso. Io credo che diciamo che il discorso è complessivo, perché poi ovviamente lì subentra un po' l'unità. Esatto. Ma io credo che sì, io non vedo una forte recessione in Europa, perché c'è ancora un mercato lavoro che è molto forte, sì, questo è vero, la gente ha le buste paghe, c'è uno stato sociale che funziona e c'è questo sgravio, si tratta di continuare i prezzi energetici che hanno composto gran parte della spinta inflattiva. Mm-hmm. Hai visto però che caos adesso in Italia per il tema della benzina, no? Sì. Nel senso che ovviamente c'è un clima sociale che è molto precario, perché ci sono stati questi rincari, l'inflazione, prima le bollette, luce e gas, adesso insomma pure la benzina, diciamo che si rischia poi di avere un malcontento che possa sfociare anche in situazioni che vanno a incidere poi su quella che è l'economia reale, no? Perché chiaramente parlavamo prima di sentiment, sappiamo quanto conta, è ovvio che se c'è paura dice beh, ma aumenta tutto, cioè stamattina ovviamente, anzi non da stamattina, dall'inizio dell'anno sono aumentati anche i mezzi pubblici, insomma non ovunque nella città di Milano, ovviamente io parlo da Milano, parlo di questo, cioè diciamo che la gente continua a vedere questi rincari e non ne può più, però questo non è solo dire va bene, stiamo parlando io e te, e questo poi si traduce in mancanza di, come dire, di azioni su quella che è l'economia reale. Ma io effettivamente sia proprio questo, che ogni paese europeo e infatti visto che abbiamo parlato della differenza, no, tra i paesi europei, ovviamente io parlo dell'Italia dove vivo, esatto, e ma chiaramente non è la stessa situazione che si vede in Germania, esatto, ma io credo che si possa incidere, però effettivamente direi una cosa estremamente semplice è questa, che il lavoro per la più parte degli italiani c'è, ossia c'è un reddito da qualche parte, la zona industriale nord permane molto forte come occupazione. Io credo che sì, lesineranno per esempio su certi acquisti, ma che non ci sarà assolutamente questo crollo. Mm-hmm. Ossia io vedo che siamo già riusciti, diciamo, a superare quello scoglio che fu lo scoglio gas, che è stato più grosso. Certo, come ossia no. Lo scoglio benzina mi sembra già minore effettivamente, ossia a questo punto. Però certo ci sono delle pressioni, ma io non credo che si vada. Questa è crescita lenta, eurozona, ricordiamoci, non recessione non vuol dire, questo è comune mezzo gaudio, non so come. Però francamente io non vedo un crollo qui, io credo che effettivamente ci sono ancora prospettive per l'Europa, ossia meno peggiori di quelle previste. Mm-hmm. Meno peggiori, no, di quelle io previste. Sono molto felice di sentire questo, perché fa tanto, è chiaro che poi però le persone leggono un report per esempio della Banca Mondiale di qualche giorno fa, in cui sono state messe in relazione tutte le economie mondiali, non solo quella europea, e qui però ci sentiamo dire quello che dici tu fondamentalmente, Gian, cioè che l'economia cresce lentamente e poco. Però insomma questo binomio fa pensare ovviamente a una situazione che è tutto, cioè che è molto ben lontana da una risoluzione positiva. No, ma non c'è soluzione, per quello che dicevo prima. Certo, no, ma è chiarire. Però no. Insomma, specifichiamo, perché poi le persone leggono questi report sì. E dicono aiuto, cosa sta per succedere? Sì, però riportandoci al discorso proprio dell'energia, ossia qual è il problema effettivamente? Io dico sì, che qui abbiamo risolto in maniera provvisoria il problema dell'energia, il vero problema sarà non quest'anno, sarà l'anno prossimo, quando c'era più il previo stoccaggio da parte del gas russo, certamente, allora certamente. Veniamo completamente in ballo, diciamo, a quelle forze di mercato, non c'è più i contratti a lungo termine, $2-3, ossia non so se mi spiego, faccio una idea, $2-3, perché l'Europa fece un boom nel dopoguerra per un motivo estremamente semplice, perché c'era il petrolio saudita che non costava nulla, è tutto lì stato il discorso dell'Europa, perché l'Europa è riuscita poi a riprendersi a un certo punto negli anni 2000, più o meno, o non andare peggio come è andata, perché c'era il gas russo a basso costo. Qui non c'è più l'energia a basso costo, anche il 77 effettivamente che noi vediamo adesso, se andare a controllare su TTF, effettivamente è sempre più alto di quello che è stato per molti anni. Dunque questo vantaggio energetico va a scemare e dunque non ci sono soluzioni assolutamente, ossia a lungo termine. Okay. Qui siamo spot trader e non siamo sul mercato a termine. Chiarissimo.
Gian Ergas, grazie naturalmente per le tue considerazioni, grazie per esserci venuto a trovare, ma Prego. ci sentiamo prestissimo, a parte Sì, per la Fed, già ti prenoto, grazie, molto gentile. perché ovviamente ci aiuterai a capire di più e sarà molto importante questa riunione, come tutte, ma insomma chiaramente ancora di più, e poi ci sentiamo naturalmente per altre questioni. Grazie, Grazie Gian grandissimo Ergas. onore, grazie di essere stato qui Grazie per a te avermi come invitato. sempre.